16:56 al blasone di Foligno. Purtroppo è finita come tutti non ci aspettavamo. Il Foligno è riuscito a pareggiare in maniera incredibile questa partita che Benevento ha largamente condotto a suo favore. Purtroppo certe disattenzioni si pagano e si pagano caro, e Benevento ha ben pensato di fare questo bel regalo inaspettato al Foligno, una squadra, quella giallorossa, che ha condotto la partita per ben 89 minuti. Ci sono voluti un regalo dell'arbitro e una disattenzione colossale, insomma, della retroguardia sannita sul calcio piazzato per far sì che il Foligno pareggiasse. Diciamo con molta amarezza, insomma, Benevento 2, Foligno 2, ma era una partita da condurre serenamente e tranquillamente in porto, era un risultato minimo da conquistare su questo campo. Benevento ha praticamente dominato per lunghi tratti la gara, poi ci sono stati alcuni cali di tensione, chiamiamoli così, Cosimo, e quindi i falchetti di casa sono riusciti a pareggiare, ripeto, una gara che certamente il Benevento meritava ampiamente di vincere. E adesso passo il microfono a Cosimo per il suo commento finale. Allora, Marcello, la cosa che fa più rabbia proprio qualche minuto dalla fine della gara tra Foligno e Benevento è quello che dobbiamo constatare, è che il Benevento in queste prime 4 giornate di campionato ha preso praticamente 5 gol con 5 tiri in porta, praticamente, perché anche in questa trasferta umbra il Benevento ha tenuto bene il campo, e io devo dire che ancora una volta è stata penalizzata da un arbitraggio che è a dir poco scandaloso, perché non ce ne vogliate, ma avere un rigore contro alla fine del primo tempo, quando il Benevento è saldamente con la partita in pugno, la partita in mano, e quindi far ritornare in partita una squadra che ovviamente poi è mossa dall'entusiasmo, dalla carica, dalla gioventù, si può trovare anche il gol della fortuna, il gol della domenica, può succedere, è quello che è successo anche al blasone di Foligno, ma permetteteci di dire che siamo davvero stanchi, perché noi che facciamo informazione, noi che seguiamo la squadra, noi che abbiamo il Benevento nel cuore, sappiamo anche essere obiettivi e sappiamo anche sottolineare quando obiettivamente ci fanno dei torti arbitrali come quello di domenica scorsa, che ci hanno tolto di fatto altri 2 punti. La penalizzazione quindi non è di 6 punti, ma permettetemi di dire che a questo punto è di 10 punti.